Ciao a tutti ragazzi, io sono Emanuele. Oggi andremo a rinvasare questo ficus ginseng perché il terriccio è fatto di torba e quindi lo andrò a cambiare con questo qua della pomice accuratamente setacciata e priva di polvere. Questo qua in pratica. E lo andrò a mischiare con circa un 10-20% di torba. Andrò ad utilizzare questo vaso opportunamente forato, che all'incirca è quanto a questo. Allora, ragazzi, come al solito, si prende la pianta. Si solleva il tutto e adesso si ripulisce con il rastrellino. Allora, sto vedendo che ha radicato bene, parecchi capillari che spuntano dovunque, diciamo. Abbiamo trovato la prima radice, bella lunga e grossa, quindi la pianta sta bene. Ragazzi, il terriccio da vivaio è davvero troppo impastoso, non c'è da fare. Io lo sto rinvasando prima perché col venire delle stagioni invernali non potrò gestire le innaffiature e inoltre quando ci sarà la pioggia poi avrò molti problemi per l'esposizione perché dovrei ripararla ogni volta che piove, il che non è molto comodo. Quindi procedo a rinvaso adesso e in primavera vedo come parte. Comunque, essendo un ficus, è molto resistente ai rinvasi e a livello radicale in generale. Ne ho avuto prova anche negli scorsi video dove ho rinvasato anche d'emergenza il ficus ginseng, l'altro, quello del primo video, e tuttora sta bene. E anche lui aspetta il rinvaso. Comunque ragazzi, davvero una gran quantità di radici ha fatto. Poi ovviamente questo terreno non drena bene, quindi è proprio quello il problema, perché poi con le piogge non avrei potuto neanche innaffiarlo adeguatamente.
Allora ragazzi, continuo il lavoro qua in fotocamera staccata perché sennò il video durerà troppo. Allora ragazzi, sono arrivato a questo punto. In pratica l'ho lasciato a radice nuda. Come potete vedere, i fico sul ginseng, se li andate a rimasare a radice nuda, saranno tutti con una porzione di tronco pari a questa, e che appunto rimane interrata. Infatti, da qua nascono tutte le radici. Adesso io vorrei fare una, tra virgolette, pazzia, perché andrò a fare delle incisioni tutto qui intorno, in modo che lui emette radici anche da qua. E questa parte, in pratica, la vado ad interrare fino a qua, all'incirca. Perché in futuro, al prossimo rinvaso, metterò tutte queste radici esposte, diciamo. È un esperimento che voglio fare, visto che il ficus radica molto vigorosamente, e quindi voglio provare a farla. Questa pianta, non so se ne risentirà, ma secondo me no. Anche quando potrei benissimo potarla ed imbustarla. Non so veramente se potarla perché sono molto fiducioso. Adesso faccio le incisioni e dopo ve le mostro. Allora ragazzi, non so se si vede, comunque ho fatto parecchie incisioni lungo il tronco e adesso vado a interrare il tutto. Quindi ragazzi, i primi centimetri vado a mettere la pomice. In questo modo. E poi faccio la miscela di pomice e terriccio. Ragazzi, questa qua è la miscela. C'è pomice e terriccio, spero che si veda. Comunque si dovrebbe distinguere abbastanza. Adesso incomincio a interrare il tutto. Allora ragazzi, ho fatto un altro po' con le incisioni, le altre sono sotto la corteccia. E adesso vado a creare un impacco di sfagno sulla base del tronco. Allora ragazzi, ho anche messo dello sfagno alla base, ovvero muschio a fibra lunga, per mantenere ancora più umida la parte che vorrò far radicare. Allora ragazzi, se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale. E prossimamente ci saranno gli aggiornamenti per questa pianta. Ciao a tutti!